Sono il numero 75.190. Sono arrivata ad Auschwitz all'età di 13 anni, dopo aver sofferto la persecuzione, la fuga, l'arresto e la prigione in Italia. Fui costretta a spogliarmi davanti a tutti i soldati che guardavano e facevano battute. Fui rapata, tatuata e rivestita con le divise a righe. Sono entrata nella baracca come Liliana e sono diventata un'altra cosa. Non ero più una persona, ero diventata uno stuc, un pezzo. L'assassinio di circa 6 milioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale non è mai avvenuto. L'Olocausto è stato inventato dagli ebrei stessi. Era solo la parte di un complotto più ampio per favorire i loro interessi. Sono il numero A, 5372. Sono arrivata ad Auschwitz il 23 maggio del 44. Fui separata da mia madre. Angosciata chiesi, quando potrò rivederla? Ma la capo baracca rispose, ma dove credi di essere? In un luogo di vacanza? Non sai che sei in Uvernichtschusslager, ossia lager di sterminio? Vuoi vedere dov'è? E mi portò davanti a una finestra della baracca. Da qui si vedeva un camino da cui usciva una perenne orribile fiamma. E senza tanti complimenti, ha detto, se non è bruciata stanotte, sta bruciando adesso. Non è mai esistita la volontà da parte dei nazisti di sterminare gli ebrei. Il loro intento era solo quello di rinchiuderli in campi di concentramento. Non sono mai esistiti camere a gas o forni crematori. Le morti nei campi di concentramento sono il risultato di malattie, malnutrizione, stenti, condizioni igieniche e non di una politica consapevole di genocidio. Nel periodo in cui era ad Auschwitz arrivavano treni carichi di deportati ogni giorno e quella fiamma non si spegneva mai ed emanava un fumo nero che copriva il cielo. C'era un terribile odore di carne bruciata, era qualcosa che copriva più l'anima che le narici. Ho cancellato il mio numero dal braccio nella speranza di poter dimenticare, ma non si può dimenticare ciò che è scolpito nell'anima. No, non è vero che i cieli fossero costantemente coperti di fumo nero. Le foto aeree dei lager scattate dagli americani non ne hanno dato alcuna conferma. Alcune delle prove e delle testimonianze presentate al processo di Norimberga si sono rivelate incongruenti e false. Sono il numero A 5379. Sono arrivata ad Auschwitz all'età di 15 anni. Fu strappata ai miei cari che non rividi più. La cosa più triste era la selezione a cui ci sottoponevano. Avevo stretto amicizia con una ragazza poco più grande di me, Miriam. Mi aiutava, mi incoraggiava. Nel corso dei mesi mi accorgevo di non rivedere mai gli stessi volti. E un giorno non rividi più Miriam. Seppi solo più tardi che chi non passava la selezione veniva portato nelle camere a gas e poi nei crematori. Migliaia di persone sparivano in un solo colpo. Qualcuno mi disse che nelle camere c'erano potenti ventilatori che spazzavano via il gas prima che gli SS o gli altri prigionieri entrassero a ripulire. Non sono mai esistite camere a gas nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Le camere a gas utilizzavano gas così potenti da sterminare 1500 persone. Un gas così potente non avrebbe permesso l'ingresso nemmeno agli operatori che entravano in quel luogo subito dopo il decesso, per togliere i corpi. Anche indossando una potente maschera sarebbero morti loro stessi.
Sono vivo. Non so per quale ragione. Ho perso la mia famiglia, ho perso il mio nome, ho perso la mia dignità. Prima ero ebreo, ora non lo so più. Sono già morto una volta. E continuo a morire ogni volta che vedo il disprezzo e l'indifferenza negli occhi della gente, che fa finta di non sapere o che cerca di negare ciò che è stato. Sono qui a testimoniare affinché le nuove generazioni possano comprendere, perché è importante ricordare, per non dimenticare.
27 gennaio 1945. L'Armata Rossa apre i cancelli di Auschwitz. Vennero trovati oltre 370.000 vestiti da uomo, 837.000 mantelli da donna, enormi quantità di abiti da bambino, protesi, spazzolini da denti, cataste di occhiali, quasi 45.000 paia di scarpe e quasi 8 tonnellate di capelli imballati e pronti al trasporto. Le ultime tracce di chi era passato da quel luogo.